Allora, questa manifestazione è una manifestazione che vuole superare qualsiasi confine ideologico per unire tutta la cittadinanza calabrese, tutta la cittadinanza catanzarese per rispondere alle misure del governo sul Green Pass in particolare, ma tutta comunque la politica economica e sociale che questo governo sta portando avanti in spregio ai diritti costituzionali dei cittadini. Vogliamo informare i cittadini soprattutto di tutto quello di cui non vengono informati dalle TV mainstream, dall'informazione mainstream. L'informazione deve essere circolare correttamente per poter esserci veramente libertà di scelta e per poter essere sicuramente convinti di trovarsi in un contesto democratico in cui i diritti civili e umani dei cittadini siano rispettati. A me quello che disturba è che in realtà il governo è completamente fuori strada per uscire dalla cosiddetta pandemia, perché se si insiste esclusivamente sulla campagna vaccinale, questo sembra l'unico obiettivo, perché si devono colpire i non vaccinati per graziare, per dare ai vaccinati l'illusione di poter vivere in una libertà in cui quel vaccino purtroppo non consentirà mai di vivere, dato che i contagi con il vaccino circolano ugualmente, quindi non è quella la strada giusta. Se continuiamo a proseguire così creeremo soltanto i presupposti per una guerra civile. Si sta alimentando questo conflitto sociale semplicemente perché si devono osservare degli impegni che il governo ha assunto con le Big Pharma anche attraverso l'Europa, per cui si devono garantire determinate entrate a queste Big Pharma, che si sono scaricate praticamente attraverso dei contratti che a noi sono arrivati completamente criptati e segretati, di tutte le responsabilità correlate agli eventi avversi, che sono anche numerosi, riferiti a questi prodotti. Nessun cittadino italiano può essere obbligato, costretto ad assumerli, e soprattutto anche per i vaccinati la campagna non doveva essere condotta in maniera come una campagna informativa, non come una campagna propagandistica, perché non si fa propaganda sui farmaci, si informa sui farmaci. Diciamo no alla discriminazione di Stato, diciamo sì alla carità fraterna, alla possibilità di riunirci intorno al nucleo essenziale di valori e principi costituzionali. Quindi siamo praticamente una forma di resistenza contro la deriva un po' totalitaria e forse disumana che sta prendendo adesso la piega in Italia. Il problema è chiaro a tutti, non hanno assolutamente contemplato la possibilità di una soluzione che sia di tipo politica e non sanitaria. In poche parole, non si può risolvere il problema all'interno del recinto mentale che lo ha causato. Vi è a nostro parere una possibilità di strumentalizzazione di questa situazione tale per cui ci rende obbligati moralmente a dire no a questa disumanità, perché sta arrivando ad un livello che addirittura calpesta il primo articolo della Costituzione sulla possibilità di lavorare, che viene quasi considerata sacra in Italia.